Konnichiwa, benvenuti voi qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui in un nuovo appuntamento di Sekiro Shadows Die Twice, in collaborazione con Element Multigaming, che è Multigaming Italia, youtubers e streamers su Twitch, di cui faccio parte. E allora, siamo arrivati all'episodio 38, cammin facendo. Andiamo subito a vedere che cosa succede nel Giappone feudale di questo Sekiro Shadows Die Twice. Allora, bene, eccoci qua col nostro lupone Sekiro. Allora, ovviamente dobbiamo continuare l'avventura. Buttiamoci per di qua. Poi dire qua nello stagno o nel laghetto o quello che è. Poi passiamo per di qua, va. C'è una bella cosa. Ok, là ci sta un bonzo. Poi vediamo un po' con calma e circospezione. Là ce n'è uno. Ah, là ce n'è un altro. E qui un'altra ancora. Allora, questo lo crepiamo così. E qua ci sono troppi bonzi, porca miseria. Ok, fatto fuori pure lui. Poi vediamo un po'. Passiamo per di qua e vediamo un po' il da fare. Allora, questo tempio in realtà mi stuzzica, però non so, se poi è troppo pericoloso potrei pure bypassare. Vediamo un po', qua sono pure già tre ratti. Vai, se ti facciamo fuori così. Quegli altri se ne stanno buoni buoni. Ok, confetto di Gacin, bene. Questi sono tre. Qua dentro ci stanno i bonzi, porca la miseria. Porca la miseria. Ok, allora vediamo un po'. Qua mi sembra un altro trabocchetto, mi sa, mi puzza qui, Vabbè, passiamo per di qua. Ok, lui lo facciamo fuori. Bene così. Poi vediamo un po', facciamo fuori pure quest'altro ratto. Ok, ciao amico. Bene così. Ok, quindi direi che questo tempio grosso possiamo pure per il momento tralasciarlo, va? Facciamo così. Poi vediamo un po' qua che caspia ci sta. Qua sento già bruciare. Che caspia ci sta qua dentro? No, ma che cazzo di bestia è quella là? No, ma vabbè, dai, cioè. Sarà una mini boss fight, cazzarola. O boss fight, non lo so. Porca la miseria, che caspiterina ci sta qua dentro. Qua c'è la sede di Buddha, eccolo qua. Oh, cazzarola. Allora, a te ti faccio fuori così. Di cattiveria proprio, crepa. Che caspita è? E crepa pure tu. Bene. Poi vediamo un po'. Andiamo qua. Ah, ma ci sei pure tu. Crepa così. Ah, ma ci sei pure tu. E crepa, va. Ma che caspita di bestie siete? No, ma sono umani, però. Cazzarola. Porca puttana, che caspita ci avete, oh. No, poi si lamenta come il guardiano di Hittenheimers questo. No, porca la miseria. Dopo il guerriero stile trono di spade, porca miseria. Che era guerriero corazzato, vi ricordo, nell'ultimo episodio.
Cacci vostri. Liscio. Ah, poi ce n'è uno di esserino, eccolo là. Liscio. No, che magari ti posso fare fuori in due mosse, va. Se... boom. Porca la miseria. Sì, fin qua arriva. Che caspita sei, io. No, dai, datti una calmata. Vai che t'ho ammazzato i tuoi seguaci, però. Datti una calmata. Eh no, dai, che palle. Che poi come fa a vederci che ci sta un muro, cioè? Boh. Vediamo un po', tocca attendere un po', va, che magari si può fare fuori una fase, possiamo farla fuori, eh. Ma poi come fanno a passare in mezzo a muro quelle a fare? Ma ci sta un legno che... No, c'è una sorta di porta a legno, però cazzarola, ma come fanno a passare? Dai, su, datte pace, su. Qua sento pure ci sarà qualche cane o qualche lupo, a parte il nostro Sekiro. Bisogna un attimo attendere, cazzarola. Però ecco, stranamente su quel tetto lì di fronte a noi non ci si può attaccare, eh. Cara From Software. Vediamo un po' se si sono calmate le acque. No, ma sta là, sta. Ma guarda che è una zampa sua, che cazzo. Sì, sta lì, che palle, dai, vatti a mettere a posto, dai, su. Che poi, insomma, che caspia di combattimento, cazzarola. Dentro sto caspia di tempio così. Ma vabbè, insomma, vediamo un po' allora. C'abbiamo le compresse, il nostro inventario, andiamo un attimo a guardarlo. Ah, confetto di acqua. Aumenta i danni inflitti a vitalità e postura se lo si morde e si assume una posizione acqua. Ah, ok, ne abbiamo 22 in deposito. Ma sì, utilizziamolo, ma che ce frega. Uno più uno meno. Dove stai? Ma stai ancora lì? Oddio, che palle. Sì, comunque sì. Due soluzioni, cavolo. Ma vatti a mettere a posto, dai, su. Torna a posto tuo, dai. Ecco, ah, ci ha sentito, vedi. Fa la brava bestiola, dai. Vai così. E becca di questo, così. Vai, che ustione. L'abbiamo ustionato. Tacci tu, bastardo maledetto, però. Tacci tu. Dai, via un po', utilizza un po' i castagnoli. Shinobi. E vabbè, che caspita però. E
che becca di questo qua, così. E... e becca di questo qua. Sì! Yatta! Crepato! Sì! Bene così! Fuori della sparo gialla! Bene così! Bene così! Granelli ambrati costituiscono un ingrediente base per un'ottima polvere da sparo. Un bene prezioso che si trova solo nella forra. Ah, quindi dovrebbe andare pure nella forra. Usate per potenziamenti intermedi e superiori per gli strumenti prostetici. La polvere gialla ha una potenza maggiore rispetto a quella nera e le difese della valle ne fanno ampio uso. Bene, bene così. Grandi rosario, yatta! Un grado di rosario buddista. Offrire 4 vite allo scultore aumenta abilità e postura massime. Al momento il lupo ne possiede 4. Bene così, quindi possiamo aumentare le nostre statistiche. Ottimo così. Scompari, bastardo maledetto. Scompari, bene così. Ok, vediamo un po' se ci sta qualche altro oggetto. Ma questi che spia sono qua? Ma c'erano questi prima? No, cazzo, non c'erano questi prima. Confetto di Gokan. Bene, confetto preparato dai cacciatori shinobi di Miserin, intriso della benedizione di Gokan. Riduce i danni subiti alla postura. Se lo si morde si assume in posizione di Gokan. Va bene, ok. Ma scusate, io non voglio disturbarvi, tranquilli. Pure la sparo nera, grani neri che costituiscono la base della polvere da sparo. Materiale usato per i potenziamenti alchemici degli strumenti prostetici, compresi quelli di natura esplosiva e occulta. Bene. E quindi nascondeva un bel po' di cose, vedete. Polvere da sparo nera, grani neri costituiscono la base della polvere da sparo. Bene così. Ma io non vi voglio disturbare. Cioè, ma quanti siete? Oh cazzo, che schifo. Oddio i vermi, oddio. No no, scappiamo da qua. Scappiamo da qua. Cioè, ma porca miseria, ma... Boh, vabbè, non ci ho fatto caso, ma non credo. Fatemi sapere se magari mi sono persi quelli, ma... Non so quando caspita si sono... Sono arrivati tutti quei bonzi là, ma poi sono morti? Boh, mi pare che siano morti, boh. Va bene, ok, bene così. E ok, bene così, insomma, altro episodio andato. Bene, direi, insomma... Abbiamo fatto fuori il centipede, bene così. E allora, se questo episodio in collaborazione con Element Multigaming, Element Multigaming Italia, con youtubers e streamers di cui faccio fieramente parte, che vi invito a seguire, basta googolare, scrivere su Google element-gaming.eu e trovate me, trovate tantissimi altri youtubers e streamers dove portiamo una valanga di videogames differenti, dal multiplayer al single player, per tanto tanto divertimento garantito per tutti quanti voi. E allora, se questo episodio di Sekiro Shadows Die Twice vi è piaciuto, invito a lasciarmi un bel like, un commento, una condivisione con i vostri amici, fa conoscere Giappogamer in lungo e largo. Ovviamente seguitemi nei miei vari socials, vi ricordo come sempre pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, cioè, potete seguirmi in tanti modi differenti. E ovviamente vi invito anche a iscrivervi al mio canale. Attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video ed episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. E allora, cari ragazzi e ragazze, io vi ringrazio per essere stati fin qui e dal vostro Giappogamer è tutto. Matane e ai prossimi episodi.